Salve gamers e youtubers. No, questo non è un gameplay, perché non sto giocando sto coso su nessuna console. Sì, questo è un gioco e non lo sto giocando su nessuna console possibile e immaginabile. Lo sto giocando su, sulla mia TV. Sì, esatto, questo è un gioco che ho trovato sulla mia TV. Praticamente io ho un Sony Bravia, ovviamente Thomas Station ha un televisore Sony, ovviamente. È un gioco enigmi, come avrete forse capito. È tipo il classico enigma, come porto tutte le altre persone di là, ma la cosa incredibile è, avete presente l'enigma da cui questo è tratto, probabilmente, quello delle pecore, dei lupi e dei polli, mi pare? Quello sì, insomma, quello delle pecore e dei lupi? Non potete lasciare troppi lupi con le pecore, non potete lasciare... potete soltanto lasciare pari lupi o pari pecore, ma non di... vai, quell'enigma lì, tipo quello del professor Layton. Ecco, questa è la stessa cosa, solo che qui abbiamo un adulto, una donna, due bambine, due bambini, un carcerato e un poliziotto. Allora, intanto andiamo a vedere un attimo le regole di questo gioco. Allora, istruzioni. Hai bisogno di portare la gente dall'altra parte del fiume. Comunque, ci sono delle regole, ovviamente grazie. Solo gli adulti, con l'ovvia eccezione del prigioniero, possono usare l'affare lì, via. Regola numero 2. Non puoi lasciare nessuno con il prigioniero, tranne che ovviamente se non c'è il poliziotto. Regola numero 3. Allora, le ragazze hanno paura degli stranieri e non possono essere lasciate con lui, perché il tizio adulto è uno straniero. Possono essere lasciate con lui finché la loro madre è vicina a loro. E ugualmente i ragazzi non possono essere lasciati in presenza della donna senza il padre. Ovviamente. Cioè, io mi sono messo un po' a ridere pensando a ste porcate qui. Cioè, praticamente è un gioco malatissimo, perché praticamente, guardate, se prendiamo il padre e lo portiamo di là, non possiamo, perché altrimenti altrimenti i bambini rimangono soli con la donna adulta. Povere bestie. E non possiamo lasciare le bambine da sole con l'uomo adulto, nonostante ci sia un cavolo di agenti di polizia tra di loro. Quindi no, non possiamo, perché voglio dire, sarebbe stupido lasciare le bambine in presenza di un agente della sicurezza, no? Voglio dire, ho capito che è uno contro due possibili malfattori, ma porca vaccia, avrà una pistola sto sfigato, no? Vabbè, comunque, vediamo di risolvere l'enigma con i meno mosse possibili. Io ce l'ho già risolto una volta, ce la farò di nuovo. Guardate la ganzata. Allora, poliziotto e prigioniero, li portiamo di là. Poi come faremo, direte voi? Semplice, mettiamo il poliziotto e lo spostiamo di là, non ci voglio... Praticamente lasciamo il carcerato completamente da solo, isolato, dall'altra parte del fiume. Lui non pensa a scappare, no, sta lì, voglio dire, la faccia da idiota ce l'ha, no? Quindi voglio dire, un genio, cacchio, un genio. No, è troppo nonsense questo gioco. Ma allora, cosa facciamo poi? Allora, vediamo se me lo ricordo tutto, Prendiamo donna e uomo e li portiamo... Ah, giusto, perché non si può lasciare col carcerato, giusto? Anch'io sono un imbecille, scusate. Allora, portiamo uomo e poliziotto di là e non possiamo lasciare la donna con... perché altrimenti, ovviamente, devo capire bene se è perché hanno paura che la donna molesti i bambini o se hanno paura che i bambini molestino la donna. Devo capire bene questa meccanica, però chi se ne va bene. Allora, che facciamo? Portiamo il poliziotto e una bambina di là e possiamo, d'accordo. A questo punto prendiamo ovviamente poliziotto e agente di polizia e lo portiamo di là, lasciando la bambina completamente incustodita al suo fatto. Non sappiamo che magari c'è un pedofilo nascosto in un albero che magari la prende e la rapisce. No, vabbè, pazienza. Il pedofilo è questo tizio e anche la tizia qui deve essere pedofila, perché altrimenti si fa i due bimbetti qui, vabbè. Dimentichiamoci di questo fatto e portiamo di là la madre e la figlia. A sto punto portiamo di là la madre, così il pedofilo ha due bambine da rapire. Vai, vabbè, pazienza, non pensiamo a sei porcate. E allora portiamo di là
Si può? Non si può, non si può. Com'era allora, cavolo, me lo ricordo, c'è il modo, me lo ricordo ragazzi che c'è il modo, me lo ricordo, ma mi ricordo qual è. Il problema è questo, ah giusto, portiamo di là donna e uomo adulti. Poi portiamo di là uomo adulto. Poi portiamo di là i due piccolini. Poi portiamo di là, com'era? Donna? No, giusto. Ah giusto, poi portiamo di là donna e uomo. Scusatemi, non è lui l'uomo, è un ritardato. Portiamo di là donna e uomo, perché ovviamente i bimbetti sono più intelligenti dei genitori e quindi se vengono lasciati da soli l'un con l'altro ci provano l'un con l'altro. Al limite i bambini ci provano con le altre ragazze, non hanno paura che facciano porcate varie. No, i pericoli sono gli adulti, ricordatevelo molto bene, porca boia. Allora a sto punto ora devo ricordarmelo. Non posso portare di là con questo perché, allora non posso nemmeno con questo. Come cacchio era allora a sto punto la situazione? Cacchio. Com'eri? Giusto! No, non è giusto. Che scemo che sono anch'io, porto di là lui e lui. Sono sicuro che è uno sbaglio. Sì, è uno sbaglio perché devo riportarli subito indietro, come cacchio fanno altrimenti ad andare. Allora proviamo a portare donna, forse alcuni di voi l'avranno già risolto perché sono infinitamente, infatti vabbè, forse alcuni di voi l'avranno già risolto perché sono molto più intelligenti di me, forse, poi vediamo i test del qui che avete fatto voi, il test del qui che ho fatto io, ma vabbè, probabilmente la mia psicologa era sbronza quando l'ha fatto perché sono matto, vabbè, parliamo, vabbè, allora mi sta facendo sbarellare, l'ho già risolto una volta, so che sono a un buon punto. Dunque, non posso portarlo via perché altrimenti già. Idem. Come cacchio era? Porto di qua la donna e il bambino. Non posso perché ovviamente hanno paura. Porto di là soltanto la donna adulta. No, li riporto di là entrambi. Ah, giusto, ma certo. E porto di là allora questi due. A sto punto porto di là di nuovo questi due. No, aspetta, proviamo così. No, giusto, proviamo così. E può andare di là lei. E così non caviamo un ragno dal buco. No, caviamo un ragno dal buco e come? Che scemo, scusate un secondo. Forse caviamo un ragno dal buco invece. Sì, caviamo un ragno dal buco, signori. Caviamo un ragno dal buco perché possiamo fare così e risolvere il tutto, forse. Può andare di là? Lui no, perché altrimenti c'è il poliziotto. Ma il poliziotto non può affrontare una donna pervertita e un probabile serial killer contemporaneamente. No, porca boia, anch'io cosa mi vado a pensare? Sono un imbecille, no, voglio dire. Allora come si faceva? Tutte e due di là. Oh, risolto, guardate ragazzi, abbiamo risoltissimo. No, non l'abbiamo risoltissimo, va all'inferno, te chi t'ha inventato? Allora vi porto di là tutte e due. Porto, sì, risolto ragazzi, abbiamo risolto, porto di là questi. Porto di là il bimbetto col poliziotto, così intanto il prigioniero se ha voglia di svignarsela se la svigna. E portiamo di là, infine, voilà, risolto ragazzi, vediamo. Faccina sorridente, perfetto ragazzi, faccina sorridente. Tutta sta fatica per una faccina sorridente. Vabbè, tutta sta fatica, ora è un enigma semplicissimo da risolvere, specie perché l'ho risolto chiacchierando come un beota demente. E niente, questo era un video dei giochi che ho sulla TV. Ma forse ne farò degli altri, forse. Vedremo. Comunque, ciao ragazzi, è stato un piacere incontrarvi ancora, è stato un piacere sollazzarvi con delle boiate simili, però vabbè, era per farvi vedere questo gioco, mi era venuta questa idea, ditemelo se ne volete di altri, forse intanto ne registrerò un altro, vabbè, ciao ragazzi.